Il mondo moderno è una corsa continua. Dobbiamo sempre correre da qualche parte. E ci manca il tempo. Nessun tempo per gli ingorghi stradali. In una grossa città la velocità media è di 25 km orari. Gli ingorghi stradali rendono uno spostamento due volte più lungo. E ci rubano circa 3 mesi di vita. Durante i quali siamo nel posto sbagliato, forzati a condividere il tragitto con le persone sbagliate. Il sistema di trasporto di secondo livello risolve il problema della congestione stradale, permettendo un percorso attorno alla città ad una velocità di 150 km orari. Un sistema semplificato di interscambi elimina qualsiasi congestione delle tratte. Nessun tempo per trovare parcheggio. Ci prende un minimo di 10 minuti al giorno. E ostacola il movimento degli altri veicoli e dei pedoni. Spendiamo circa 5 mesi di vita cercando. Per trovare spesso posto molto distante dalla nostra destinazione. La possibilità di integrare il sistema Skyway nelle complesse infrastrutture già esistenti non ha concrete limitazioni. Le stazioni possono diventare parte dei progetti delle infrastrutture chiave. Non avrete bisogno di usare un'auto privata per arrivare esattamente dove vi serve. Nessun tempo per i trasferimenti. Ogni spostamento ci richiede in media 3 minuti. Aggiungendo circa 5 minuti di attesa al tempo del viaggio, quasi 2 mesi di vita sono spesi aspettando o camminando tra le stazioni e i terminali, posizionati lontano tra loro, aumentando la distanza tra noi. Le soluzioni logistiche Skyway minimizzano il tempo di trasferimento tra le linee del trasporto urbano. Devi solo spostarti da un piano all'altro, tra le linee del trasporto urbano e quelle di collegamento tra le città, con velocità stimata fino a 500 km orari. Nessun tempo d'attesa. L'intervallo medio d'attesa dei trasporti pubblici in una città è di circa 10 minuti. Anche negli orari di maggior traffico non è comunque inferiore ai 3 minuti. Dieci minuti ogni giorno sono più di 5 mesi di vita. E non c'è alcuna garanzia che il mezzo pubblico non sia bloccato in un ingorgo stradale. L'intervallo di sicurezza minimo tra i veicoli del sistema Skyway è di 2 secondi. Nessun tempo per gli altri. Guidare un'auto occupa dal 50 al 70% della nostra attenzione. Nonostante questo, la causa della maggior parte degli incidenti sulla strada è una persona. Guidare per 40 minuti al giorno ci costa circa 10 mesi di vita. Condividere lo stesso spazio senza stare realmente insieme. Il sistema di controllo automatizzato del veicolo Il mondo moderno è una corsa continua. Dobbiamo sempre correre da qualche parte. E ci manca il tempo. Nessun tempo per gli ingorghi stradali. In una grossa città la velocità media
Ciao a tutti, vorrei salutare anche le persone che sono arrivate durante il video. Scusate, ma qualche volta questo video parte da solo, poi ritorna. Non lo so come mai, che qualche volta funziona bene, altra volta invece fa capricci come stasera. E, anzitutto vorrei salutare il mio sponsor, Laszlo Szivos, che questa settimana ha raggiunto la qualifica top expert dopo un anno di attività. E questo risultato praticamente è un grandissimo risultato perché contiene tantissimo lavoro e certamente gestisce il gruppo come suo con più o meno 8.000 persone, mica non è semplice. Anzi, adesso io capisco perché quando il gruppo cresce e anch'io qualche volta veramente faccio fatica a stare dietro con tutte le persone, però finché ce la faccio, faccio anche fino alla mezzanotte. Non preoccupatevi, sempre arrivo anche se dopo 2 giorni che richiamo le persone, però arriverò. Domani, no, dopodomani parto a Budapest dove c'è la conferenza internazionale, ci sono tantissimi ospiti e anche altri paesi, e certamente sarà presente anche signor Siberiakov, che qualcuno forse ha già conosciuto anche qui in Italia, e spero di ricevere tante informazioni che riguarda Skyway Coin. Ho una strategia, speriamo che mi darà tantissime nuove informazioni. Benissimo, allora grazie Laszlo che praticamente mi ha fatto partire questa fantastica opportunità per fare conoscere qui in Italia e speriamo che collaboriamo ancora per lungo termine. Adesso vorrei passare la parola a Claudio Ricchi, perché è un altro fantastico collaboratore, che devo dire che è uno che impegna ogni giorno, il suo gruppo cresce e praticamente sempre fa un supporto per tutti. Certamente anche a lui, come cresce il gruppo, sempre più fatica, però in due, tre, sempre siamo presenti e risolviamo, se possiamo risolvere i problemi. È un grande master che è praticamente una qualifica importante, è il primo importante step perché hai un gruppo che ti segue e praticamente hai imparato già tantissime cose come riguarda il business e anche come opportunità e anche riguarda l'azienda. Grazie mille che stasera stai con noi e poi eccoci qua. Grazie e passo la parola a te. Grazie. Buonasera a tutti, grazie, mi sentite? Datemi un segno con un sì o un no. Ok, allora, grazie Bea per avermi passato la parola. Ti ringrazio e vorrei farti dei grandi complimenti perché nonostante le difficoltà della lingua, cioè ungherese, parlare e avere una determinazione così importante in un progetto così grandioso è tanto, tanto ti complimenti, davvero. Allora, andiamo avanti. Skyway, la nuova generazione di trasporto. Questa sera ci sono vorrei fare anche un saluto dei miei amici particolari che sono entrati nel progetto, amici e colleghi, perché lavoravamo insieme sempre in un progetto delle energie rinnovabili, quindi voglio fare i complimenti anche a Antonio, che lui si identifica come alla grande, perché è una persona che avrete modo di conoscere e lui porta molto entusiasmo nei progetti di sostenibilità ambientale. Avrete modo di conoscerlo ed è una persona grandiosa, come tutte le persone che sta coinvolgendo, insomma. Stasera non ci sono alcune persone
non è perché non sono state avvisate, quindi hanno degli impegni, ma ci saranno nelle prossime settimane. Bene, Skyway, la nuova generazione di trasporto. Skyway non è solo un trasporto, ma è molto di più, e lo vedremo in queste slide. Ovviamente Skyway è nato da una mente che è molto diciamo grandiosa, perché è diventata una delle persone più importanti in questo progetto, anzi la prima più importante, perché Yuniski è un scienziato russo, accademico, ingegnere, progettista, è membro della Federazione Cosmonautica Sovietica, è membro dell'Accademia della Federazione Russa di Bielorussia, leader di due progetti delle Nazioni Unite, 140 invenzioni e brevetti, autore di 18 libri e oltre 200 pubblicazioni scientifiche. È una persona che va conosciuta per la sua grande umiltà, perché con l'umiltà si fanno grandi progetti. Bene, andiamo con la seconda slide, dove qui abbiamo tutta una serie di documenti importanti. In alto si possono vedere le certificazioni che dall'anno scorso novembre sono partite le prime certificazioni con la linea Unibike, per seguire poi le altre linee Unitrack e Unibus. Adesso ci saranno i lavori per arrivare anche alla certificazione della linea passeggeri ad alta velocità, ma chiaramente è necessario un pochino. Allora, Claudio, abbassa un po' il volume, ok, vediamo se... Allora, così è meglio? Diciamo che se non sento nulla va meglio così. Allora, dicevo praticamente che stanno lavorando per fare l'ultima linea, quella ad alta velocità, che ha necessario una tratta più lunga e quindi più chilometri. Ci sono anche dei riconoscimenti importanti per quello che ha fatto Yuniski, e qua vediamo nella foto centrale una foto dove ha aperto un documento molto importante, riservato per l'apertura di business con paesi asiatici. Qui lo vediamo invece a destra in una foto dove lo riprendono sotto la neve che culla, diciamo, il suo prodotto, che è Skyway. Bene, ecco uno dei conferimenti più importanti è The Golden Chariot, le bighe d'oro. Durante l'Eco Festival 2017 è stato conferito questa statuetta ad Anatoly Yuniski, ed è stato consegnato al progettista generale da parte del direttore generale nel settore dello sviluppo della tecnologia di stringa, il signore Viktor Baburin, che è diciamo il braccio destro di Sergei per stipulare i contratti di progetto nei vari paesi. Allora, cos'è Skyway? Allora, Skyway principalmente è un veicolo che può viaggiare ad alta velocità, viaggia ad alta velocità, per così dire, a lunghe distanze, può raggiungere 500 km orari, ma anche può andare anche a basse velocità, come nel centri urbani e extraurbani. È riconosciuta come l'innovazione del XXI secolo, e in quest'ultimo, diciamo quest'ultimo anno, il 2017, è un anno molto molto importante, perché sta ottenendo tutte le certificazioni per poter realizzare le linee. Skyway è un'azienda molto importante, perché riunisce molti progettisti, molti professionisti, sono circa 180, e andare alla fine dell'anno raddoppieranno il numero, perché c'è bisogno di studi di progettazione per le linee
che stanno per essere, diciamo, collaudate nel fare proprio il progetto esecutivo. Ecco, questi sono dei certificati, della Federazione Russa, Ministero dei Trasporti, che ufficializza come Skyway sia una tecnologia innovativa. Qui vediamo alcune foto dei dipendenti professionisti che lavorano in Bielorussia nella sede di Skyway, e quindi ci sono addirittura 15 uffici di progettazione con più di 100 costruttori, e pensate che gli uffici di progettazione sono dedicati a ogni singolo progetto, quindi ci sono dei progetti. Ce ne sono tre, ad esempio, in India. Ci saranno degli uffici di progettazione dedicati solo a quei progetti, perché sono progetti veramente molto, molto impegnativi e grandi. Ma la cosa più importante di Skyway cos'è? Sono questi vantaggi. Il primo è che rispetta l'ambiente, e questa è la motivazione principale per cui mi sono incuriosito e ho approfondito questa tecnologia. Perché la mia deformazione professionale è quella di trovare innovazione tecnologica che permette di salvaguardare l'ambiente e quindi salvaguardare noi stessi. Rispetto all'ambiente, perché ha un basso consumo di energia elettrica, perché questi veicoli, viaggiando sospesi dal terreno, riducono drasticamente l'attrito di 1000 volte, quello su ruota. Ottimizza quindi il consumo di energia, perché consumando meno per la causa del minor attrito, quindi c'è bisogno di minore energia, e quindi si riduce anche i danni all'ambiente, e soprattutto se utilizziamo energia rinnovabile non impattiamo sull'inquinamento. Quindi minima consumo di energia e anche pulita. Non solo, rispetto all'ambiente, anche dove passeranno queste linee, perché potremo passare sulle coltivazioni senza andare a fare nessun esproprio, senza fare nessun riempimento di materiale come per ponti e cavalcavia, ma semplicemente con una struttura snella noi passeremo sui terreni agricoli dove peraltro Junisky utilizza dei materiali ecologici che con il passare di queste linee distribuisce anche materiale naturale che fa anche da concime. Quindi pensate la forza e la mente di questo uomo che pe le pensa tutte, insomma. Ecologia, costo di costruzione 2 volte più economico della ferrovia e 4 volte delle autostrade. Questo è un fattore molto importante da un punto di vista anche nelle analisi dei costi, perché è un elemento fondamentale per la valutazione di queste linee. Quindi riduce il costo della costruzione e del mantenimento. È veloce anche da realizzare, quindi non ci sono i tempi lunghi e le attese per la costruzione di autostrade, ponti e ferrovie, ma è molto veloce da realizzare. Un altro elemento, forse è il più importante, dico non forse, togliamo il forse, è più importante, è la sicurezza, perché riduce gli incidenti mortali e gli incidenti di invalidità. E non solo, e resiste al cambiamento climatico. Alluvioni, acqua a 10 metri sono salvaguardate le linee, il terremoto fino alla scala Richter 10, gli tsunami a onde 20 metri di altezza e il vento fino a 250 km orari. Quindi diciamo che è una struttura leggera, flessibile, ma nello stesso tempo molto, molto, molto resistente ai cambiamenti climatici. Uno potrebbe dire: sì, Skyway può andare a fare concorrenza con le infrastrutture viarie che ci sono ora. Non proprio, perché Skyway ha la possibilità di interconnettersi direttamente con metropolitane, con linee ferroviarie, con autostrade, strade. Perché? Perché ha la possibilità di interagire con l'ambiente,
circostante delle città in modo molto flessibile, perché le linee Skyway sono linee che non occupano spazio, ma allo stesso tempo trasportano molte molte persone e non solo, anche merci. Quindi questo è un aspetto importante di interconnetterlo con già le linee preesistenti, ma non solo, la cosa importantissima che può essere portato in territori che è difficile raggiungerli con i mezzi odierni. Quindi c'è la possibilità di arrivare in luoghi tipo anche la Bolivia, dove a 3000 metri ci sono le miniere, per trasportare questa merce. E voi vi potreste anche fare questa domanda, ma nel momento in cui in questi posti irraggiungibili, come fa Skyway a arrivarci? Beh, questa domanda ha una risposta, perché Uninsky ha già una tecnologia molto avanzata, già brevettata e su cui ci si studia da molti anni, che è il fatto di fare queste linee automatizzate, cioè la costruzione delle linee Skyway saranno automatizzate attraverso droni e robot. Quindi le vie irraggiungibili saranno introdotte attraverso una linea automatica di costruzione di queste linee. Ovviamente ci vorrà delle persone specializzate che dovranno muovere queste macchine, questi robot. Qui sostanzialmente in questa slide viene riproposto il fatto che c'è la riduzione dei capitale per la costruzione, non c'è bisogno di argini, pozzi, gallerie, meno materiale e quindi meno costi, riduzione dei tempi per la costruzione e quindi si riducono i costi di gestione. Allora, la tecnologia Skyway non è un prodotto unico in sé, perché è costituito da tanti elementi. Uno preso a sé stante non ci permette di creare la linea, ma presi tutti insieme riusciamo a fare una struttura e un trasporto con tecnologia Skyway. Infatti c'è la struttura della stringa, che può essere flessibile, semirigida, rigida, come i pali di stiramento fissi, le strutture che portano i passeggeri o le merci, ci sono dei sistemi di sicurezza antideragliamento e così via. Quindi Skyway è l'insieme di tanti elementi che da soli non possono fare più di tanto. La tecnologia di Skyway è basata appunto su rotaia innovativa a corda. Vediamo qui in questo esempio come sono le parti. Abbiamo una testa di acciaio della rotaia, questa testa è piatta, a differenza di una rotaia classica di un treno, dove non ha una superficie così piatta, ma ha diciamo una curvatura, e quindi la ruota appoggia solo in parte. Qui la ruota appoggia totalmente. Poi c'è un materiale di riempimento che è calcestruzzo speciale. E poi una corda, un fascio dei fili di acciaio anticipatamente tesi. Quindi questi sono quel nucleo della stringa che ci permette di avere delle linee senza interruzione, perché nelle classiche ferrovie abbiamo i binari che sono separati a causa delle deformazioni. Bene, questa corda, questo fascio di fili di acciaio che sono tesi, permettono di assorbire le dilatazioni, quindi di non avere interruzioni tra la linea, e quindi non ci sono vibrazioni, non ci sono quindi saltellamenti e via dicendo, quindi rumorosità ridotta al minimo. Attrito allo scorrimento delle ruote di unibus col peso di 5.000 tonnellate con la velocità di 450 km orari. Quindi qua fa vedere l'attrito in queste condizioni, che è semplicemente di una potenza di
9,2 contro i 1000 di una gomma, su strada. Quindi riduciamo l'attrito con questa struttura di parecchio. Qui non mi soffermo più di tanto perché sono aspetti tecnici che poi chi è tecnico può approfondire e avremo modo di consultare queste slide. Dico solo che ci possono essere tipologie di rotaie diverse, flessibile, semirigida, rigida, a seconda del contesto di applicazione della linea stessa. La velocità di movimento è variabile da 50 fino a 150 km per la semirigida, e invece per la rigida abbiamo invece una velocità di movimento da 100 fino a 500 km orari, con già un'evoluzione che potrebbe raggiungere fino agli 800 km orari per le lunghe distanze. Qui fa vedere un pochino gli appoggi tradizionali rispetto ai piloni Skyway. Qui chi fa costruzioni, ponti e progetti strutturati con il ferro e così via, qua si può notare le forze che vanno a interagire sulle infrastrutture. E Skyway fa vedere che nell'esempio che c'è una perdita di stabilità molto inferiore rispetto a quella di un ponte in cemento armato con il ferro. Queste foto fanno vedere il sistema di antideragliamento, quindi non è possibile che la navicella possa uscire dai suoi binari e quindi abbiamo una struttura con una sicurezza di movimento ancora molto più performante, più sicura rispetto alle linee tradizionali. Qui in questa slide potete notare è una foto reale delle infrastrutture che c'è all'Ecotecno Park, dove potete notare come l'energia è raccolta sia col vento con una pala eolica sia con pannelli fotovoltaici. E l'energia necessaria è molto molto poca perché c'è bisogno di poca energia per muovere le navicelle, essendo l'attrito ridotto ai minimi termini. Qui invece è un disegno di simulazione di una possibile stazione dove potete notare più veicoli a livelli diversi e non solo. Ad esempio, nella struttura rigida potete vedere il treno sospeso oppure il treno appoggiato. Quindi la comunicazione non è più orizzontale, ma è verticale su due livelli. Si può raggiungere i 150 km per linee unibus. E invece per linee ad alta velocità anche 500 km orari. Ecco, qui viene ripreso il discorso del trasporto urbano e suburbano. Il trasporto urbano e suburbano raggiunge velocità variabili fino a 150 km, numero di passeggeri 168 perché ci sono delle navicelle strutturate in questo modo, e la distanza di trasporto massima è 200 km. Pensate che il traffico passeggeri può raggiungere fino a 50.000 persone all'ora, cioè sono numeri incredibili se noi pensiamo a come ci muoviamo oggigiorno. Poi un altro elemento fondamentale di Skyway che avrà lo sviluppo maggiore, a mio avviso, è quello del trasporto delle merci, perché il trasporto delle merci va a incidere pesantemente sui costi delle materie prime, sui costi degli alimenti di prima necessità per i trasporti a lunga distanza, tempi molto più meno lunghi rispetto a un tempo, e quindi diciamo che il trasporto merci avrà un punto nevralgico nello sviluppo di Skyway. Infine c'è il trasporto extraurbano,
ad alta velocità, qui mi vorrei soffermare un attimo pensando a una logica di dire, bene, io oggigiorno lavorare a distanza diventa improponibile. Se pensate, ad esempio, io abito a Bologna, dovessi andare a lavorare a Milano, penserei domattina mi alzo, vado a Milano, arrivo all'uscita dell'autostrada e comincio a fare una colonna lunghissima in tangenziale. Pensate come io posso muovermi invece velocemente con una linea Skyway da Bologna a Milano, lo posso fare anche tutti i giorni se pensate che io prendo la linea Skyway e poi arrivo sul posto di lavoro senza fare code. Immaginate questo. Alla mattina mi alzo, vado a Milano, lavoro, torno a casa. Oppure vado a Parigi perché voglio andare a fare un giro un weekend, anche in giornata, fare un sabato e una domenica a Parigi senza dover prendere l'aereo e ritornare tranquillo senza pensieri nel traffico, nel viaggio e così via. E quindi il trasporto extraurbano saranno le dorsali principali che collegheranno diciamo, le varie città che ci permetteranno di muoverci liberamente e quindi far decollare ancora di più il turismo, dove io parlo dell'Italia perché siamo in Italia, dove il turismo potrebbe nei prossimi anni fare una leva del PIL enorme in Italia, perché l'Italia sappiamo tutti che è la prima nazione del mondo con il patrimonio culturale ambientale e così via, e perché no non incrementare il turismo attraverso delle linee più veloci. Chiaramente le nostre barriere sono barriere non tanto architettoniche, perché Skyway supera tutti gli ostacoli, ma abbiamo delle barriere che possono essere quelle burocratiche, istituzionali, e quindi per questo motivo dobbiamo sensibilizzare, informare sempre più persone che vengono a conoscenza di questo progetto. Qui ci sono altri esempi, il camion autocarro, dove praticamente ci sono le merci incapsulate dentro a questi camion, proprio sono dei camion però su rotaia, oppure applicazioni molto importanti che descrivevo la scorsa settimana a Ischia, che ho fatto una conferenza praticamente, dove si possono portare le merci sulle navi senza che queste navi debbono arrivare nel porto della città e quindi salvaguardare anche l'acqua, l'ambiente del porto in modo da evitare che queste grosse navi che trasportano le merci debbano attraccare sul porto, ma possono fermarsi un pochino più a largo del porto stesso. Oppure diciamo sistemi di progettazione dove, innovativi, dove l'edilizia fa da padrone perché bisogna pensare a una concezione di costruzioni totalmente diverse, dove la stazione non è più una stazione a sé stante, ma può essere un palazzo dove ci sono gli uffici per lavorare, piuttosto che appartamenti dove la gente può abitare, e quindi uscendo dalla porta di casa. E aprendo la porta di Skyway si prende il treno in pochissimi secondi, anzi ogni 2 secondi può passare una navicella. Quindi pensate l'immediatezza del trasporto con questo sistema. Qui ci sono alcuni esempi di fotografie. Quella in basso a sinistra è una fotografia vera dove c'è già una navicella vera e propria che è stata anche portata alla Fiera di Minsk. Abbiamo condiviso, Adelka mi sembra questa mattina, ha condiviso un filmato della Fiera di Minsk dove c'era proprio questa cabina che, di trasporto passeggeri. Qui invece le altre 2 foto sono chiaramente 2 foto che possono far vedere e immaginare come potrebbero essere le linee.
Anzi, no, quella in basso a destra, adesso pensavo fosse il mare, in realtà è una foto vera della linea di Minsk, dove in realtà non sembra un mare, ma è la neve, perché hanno fatto i test quest'inverno sull'Unibus, l'Unibike. Ecco, quindi c'è un mix di foto vere e foto virtuali, insomma, che danno l'idea. Qua ci sono diverse diciamo cabine per il trasporto delle persone. Ci sono anche c'è l'unibike ha un posto, l'unibike ha due posti. Pensate, l'unibike come può essere utilizzata anche per fare delle linee turistiche dove il passeggero può liberamente pedalare, oppure no, a seconda chiaramente della voglia di fare un po' di ginnastica. E queste linee turistiche possono creare un veicolo di turismo in zone dove magari sono un po' congestionate, inaccessibili dal traffico e quindi sono resistenti allo spostamento dei turisti stessi. E poi ce ne sono tante altre che non sono mostrate qui, ma hanno veramente dato l'idea di come possiamo sviluppare queste diverse linee. Qua vedete altre tipologie di cabine. L'unibus tandem è un unibus congiunto dove ci possono stare fino a 168 persone, ovviamente per lunghe distanze. Ecco, appunto, qua viene dettagliato. Questo è un altro tipologia, l'unibus U4, 24 persone, capacità di portata 2.400 kg, peso totale 15 tonnellate, velocità massima 500 km orari. E qui vediamo, parliamo ora del poligono sperimentale, sito di test dove praticamente nel 2001 è cominciata la sperimentazione a Ozeri, città situata vicino a Mosca, dove in queste piccole foto vedete come un camion militare è stato utilizzato per simulare il carico e testare queste linee. Pensate nel 2001, quindi 16 anni fa. E qui invece la realtà di oggi sono le foto dell'Eco Technopark, che il 1° di luglio di quest'anno è stato fatto il secondo Eco Festival, dove praticamente ci sono già tre linee testate. L'Unitrack è quello, la cabina azzurra per così dire, dove verranno trasportate le merci, e poi ci sono l'Unibike e l'Unibus che sono state diciamo già certificate, quindi collaudate per poter essere prodotte industrialmente e installate in vari luoghi del mondo. Questa è la fotografia dell'Eco Technopark, è un complesso di 32 ettari dove c'è la linea più lunga, oltre 15 km, che sarà la linea di test per l'alta velocità. Ecco, qui potete adesso dare un senso al tempo di questo progetto. È partito nel 1978, c'è stato parecchi anni di sviluppo tecnologico da parte di Uninsky. Pensate che se voi andate su Google potete trovare i testi dell'annuncio della pubblicazione nel 1986 del modo teorico, naturalmente, di poter portare le merci sullo spazio attraverso un sistema che non utilizza più i razzi, quindi la maggior combustione che serve per lanciare questo materiale nello spazio. Bene, a distanza di tutti quegli anni, ci vorranno ancora una quindicina d'anni per poter realizzare veramente quest'idea. Uninsky quindi cosa ha pensato? Non solo di portare le merci nello spazio, ma anche di creare un sistema che ci permetta di muoverci più velocemente sulla Terra, perché davvero siamo arrivati a dei limiti di congestione del traffico e anche limiti strutturali che non ci permettono di muoverci
velocemente. Pensate che ci sono paesi dove non c'è ancora le ferrovie, dove non ci sono strade, e quindi sono paesi molto fertili da un punto di vista di sviluppo di Skyway. Poi nel 2014 Uniske è partito con la fase di investimento, cioè la raccolta dei fondi. Perché? Perché le banche non danno garanzie, cioè vogliono le garanzie. Chi può dare le garanzie se non ha soldi? Nessuno. Quindi la raccolta fondi per poter realizzare questo Ecotecnopark con un'operazione di distribuzione di quote fino a 60 miliardi. Siamo ad oggi a 51 erotti, 51 miliardi erotti, quindi non c'è ancora molte quote a disposizione, e queste saranno le quote, diciamo, che costituiscono il nucleo importante dell'azienda, perché poi l'azienda verrà con un'operazione finanziaria messa in borsa, e queste quote partiranno da un valore di un dollaro. Quindi dal 2014, quando è iniziata la raccolta dei fondi, siamo arrivati nel 2017 e siamo quasi in fondo alla raccolta dei fondi. Ma guardate, tra il 2016 e il 2017 c'è l'importante fase di dimostrazione e certificazione, perché passando dal disegno alla costruzione devi dimostrare e certificare che quello che dici e quello che realizzi è veramente possibile utilizzare. Darlo da un punto di vista di trasporto passeggeri, da un punto di vista di trasporto merci. E guardate un po' dal 2017 in avanti, quindi finito fine di 2017, quindi dal 2018 in avanti c'è scritto la diffusione delle tecnologie in tutto il mondo. Quindi pensate, noi siamo nel punto di esplosione del mercato di Skyway, quindi fate attenzione. Perché a valutare bene questo progetto, perché non passerà due volte questo cambiamento epocale a livello tecnologico, perché come internet nel 2000, nel 91, scusate, nel 90 è partita nel velocizzare la comunicazione fra le persone da un punto del mondo a quello opposto, Skyway sarà la stessa cosa di internet, ma nel trasporto delle cose, quindi trasporto di noi stessi, trasporto di merci, trasporto di tutto quello che non potrebbe andare velocemente oggi con le infrastrutture che abbiamo. Quindi abbiamo ancora possibilità di parlare con le persone, diffondere questa opportunità alle persone, perché Uniske è stato un abile uomo a pensare anche di distribuire l'economia di questo grande progetto con le persone che volessero partecipare. Quindi ci sono già 350.000 persone che hanno condiviso il progetto in più di 200 paesi, e quindi il valore aggiunto di Skyway non è solo la tecnologia e l'innovazione, ma sono anche le persone che hanno condiviso il progetto. Ecco, qui ci sono alcuni esempi di nazioni che hanno fatto già dei preordini di Skyway per più di 180 miliardi di euro, quindi contratti sottoscritti per iniziare la fase di progettazione. Si parla di un collegamento Londra-Berlino-Mosca fino a Tokyo. Il paese dell'Australia pensa di fare un 40.000 km di linea. Cioè, è veramente tanto. C'è un progetto molto grosso anche in Russia, nell'estremità, diciamo, della Russia, vicino alla Cina. Poi anche in India tre progetti molto importanti sono stati sottoscritti, e via dicendo. Insomma, ecco, proprio in India la somma del contratto fa 100, 926 milioni di dollari, sottoscritto il 17 febbraio 2017, quindi il 17 in questo caso ci porta fortuna. Qua vediamo l'accordo sottoscritto da Rod Hook, che è l'ex ministro dei trasporti australiano, per cominciare a fare una linea in Australia. Io vi
visto anche dei video che parlano di queste linee in TV, nelle TV australiane. Anche gli Emirati Arabi non scherzano, anche loro hanno già preinvestito su delle linee per collegare dei palazzi nelle varie isole e vorrebbero risolvere anche il problema della sabbia nei deserti che ha insomma, va a ricoprire sempre le strade, quindi con Skyway stanno studiando il modo per poter contrastare questo problema della sabbia. Comunque anche loro si stanno adoperando per fare questo. Qui c'è una sottoscrizione di nuovi contratti. Questa è una notizia fresca fresca che non avevo ancora visto in Mongolia. Quindi anche lì Skyway si sta attivando parecchio. E qui c'è l'incontro del Dalai Lama con Yuninsky, perché Yuninsky ha proposto di collegare il Tibet con Skyway. Nessuno ha mai pensato di portare comunicazione in Tibet, perché ovviamente le ovvie ragioni sono quelle di linee inquinanti. Skyway ha dimostrato che non è inquinante e quindi a tal proposito il Dalai Lama è molto interessato a poter portare questa tecnologia. Qui c'è una foto di Yuninsky con adesso io non, questa qua è una slide nuova, nuovissima, praticamente adesso magari Bea potrebbe avere qualche notizia in più in merito, 4,5 milioni di chilometri di linea come progetto. Pensate come ogni giorno c'è una notizia nuova, una notizia che è importante e pensate quando queste notizie diventeranno un eco a livello mondiale, quanti investitori, quante persone vorranno comprare le nostre azioni che noi ci siamo riservati prima dell'ingresso in borsa. Qui è uno sceicco probabilmente. Qui invece è la fiera in Indonesia, a Jakarta, il 30 marzo 2017, dove anche qui hanno fatto vedere la tecnologia. A questo punto parliamo un pochino della struttura aziendale. Allora, Skyway è una holding che è strutturata con diverse aziende e noi rappresentiamo Skyway Capital, che è un marchio commerciale, ma il nome ufficiale della società è First Skyway Invest Group Ltd. Il gruppo di investimento Skyway Capital è un fondo di investimento indipendente collegato in stretto contatto con il CDA aziendale di Skyway ed è una piattaforma finalizzata per cooperare a lungo termine con il gruppo Skyway, non a breve termine come società che fanno brokeraggio e raccolgono semplicemente fondi, perché la nostra anima non è solo di raccogliere fondi, ma anche di sviluppare progetti nei paesi, sviluppare progetti, collaborazioni con le università e creare nuovi posti di lavoro e lavori specializzati. Questa è un po' l'idea, soprattutto anche di portare questo sviluppo anche in Italia, perché Skyway oggi ha una grande priorità nei paesi che hanno grossi problemi di inquinamento e di congestionamento, quali India, Indonesia e via dicendo, mentre l'Italia in misura molto, diciamo, ridimensionata a questi problemi, però anche l'Italia dovrebbe e è necessario risolvere, perché anche in Italia nella pianura padana ci sono gli inquinamenti più alti d'Europa. E quindi questo accordo con Skyway Capital e Skyway Corporation è stato attuato il 14 dicembre 2014, quando a Minsk, quando è partita la raccolta fondi. Ecco, Skyway come può cambiare la nostra vita? Anzi, come sta già cambiando la nostra vita? Perché? Perché il vantaggioso investimento azionario che noi potremmo fare andando nelle istituzioni bancarie non è così conveniente.
come questo. Perché? Perché qui noi abbiamo un collegamento diretto con la società, cioè la società distribuisce le sue azioni non attraverso un istituto finanziario, ma direttamente ai cittadini, quindi c'è un passaggio in meno. Quindi questo può causare un pensiero discordante del fatto che è impossibile arrivare a certi valori, certi numeri. In realtà noi siamo dei comuni cittadini che non siamo abituati a questi numeri che possono aumentare in modo enorme, ma si vocifera da esperti economisti che l'entrata in borsa di Skyway, il valore di queste quote raggiungerà un aumento del 1000%. Ora non si dice in un anno, in un mese, in un anno, in 5 anni, 10 anni, ma anche se fossero 5 anni, 10 anni, il 1000% di un po' di azioni che possono essere 1100, 10.000, sono tanti, tanti soldi. In più abbiamo dei dividendi per la vita, perché se uno non capitalizza totalmente e rivende tutte le sue azioni, ma ne conserva una parte, tutti gli anni si avranno i dividendi in proporzione al numero delle azioni. La cosa che mi tocca nel cuore è anche questa, proprietà intellettuale, cioè noi praticamente faremo. Cioè chi acquista azioni con Skyway investe su una formazione, una capacità intellettuale che non ce n'è in questo momento. Perché? Perché si stima che questa tecnologia ha un valore di 400 miliardi di sterline. E la cosa è molto che di per sé uno potrebbe dire è impossibile, ma è realtà questa, si diventa coproprietario di una società globale con il possedimento di queste azioni. Perché? Perché Skyway non ha in questo momento dei competitor e può diventare una delle più grandi, diciamo, più grandi aziende di trasporto nel mondo. E noi siamo coproprietari, perché anche se cioè, non, dopo aver acquistato delle azioni siamo coproprietari, quindi è una cosa molto molto importante. Ecco, il gruppo Skyway si suddivide in diverse, appunto abbiamo detto, in diverse società. Abbiamo la Global Transport Investment, Euro Asian Rail Skyway System Holding Limited, Uninski Corporation e Skyway Invest Group, che è una società di brokeraggio per la raccolta fondi, e Skyway Capital, idem, con la differenza che noi cerchiamo di portare anche i progetti nei vari paesi. Questa è un po' la differenza. Ecco, qui ci sono le varie possibilità di inserirsi dentro alla, diciamo, la comproprietà di Skyway attraverso dei pacchetti di quote azionarie. Si parte da pacchetti di 20, $250 per un totale di quote di 18.750. Questi pacchetti da $250 sono pacchetti che si possono acquistare anche subito, per intero, anche se comunque sono tutte spezzettate in rate, ma si possono pagare tutte insieme. E mentre invece l'azienda ha dato la possibilità anche di rateizzare, non ci sono costi aggiuntivi naturalmente, però dà il senso di dire anche a quelle persone che magari non hanno la possibilità istantanea di mettere 250, ma un pochino alla volta, mensilmente, $25, che sono 21-22 euro, è una, se vogliamo, una pizza al mese. Quindi evitare la pizza al mese, ma cercare di mettere un piede sul treno e compartecipare a questo grande progetto. Poi ci sono altri pacchetti da $400 a salire, abbiamo 32.000 quote. In questo caso le rate sono su 7 mesi, e c'è anche un bonus di azioni, perché da 28.000 si passa a 32.000 con 4.000 azioni di bonus. Questo bonus viene dato se si fa nel primo pagamento il raddoppio della rata, quindi in questo caso $50 al mese diventerebbe
100, se uno fa il primo pagamento a $100 ha in automatico a fine pagamento del pacchetto anche 4.000 azioni in più. Poi c'è quello da $1.000 che viene riconosciuto 95.000 azioni e così via. $200 al mese per 8 mesi, quindi è un $1.800, 189.000 azioni. Come vedete, più saliamo di importo e maggiore è lo sconto che abbiamo. Vedete lo sconto da 65 a 75, da 70 a 80, da 85 a 95 e così via. Il Business Start è un pacchetto di due mensilità, $300 più $300, totale 600, e viene anche riconosciuto a chi fa questo investimento anche un albero da frutto che viene piantato nell'Eco Techno Park. Pensate che l'Eco Techno Park prevede tutti gli alberi sempre verdi tutto l'anno fino a un numero pari a 10.000 piante. Poi ci sono naturalmente altre tipologie di pacchetti. C'è l'InnoTrans, che sono tre rate da $1.000 per ogni mese e ogni rata incrementa $1.000, 90.000, poi 120.000, poi 160.000. Quindi con $3.000 si prendono, sono 280, 370.000 quote. Poi ci sono naturalmente quei pacchetti che sono dedicati ai bambini o ai ragazzi che non hanno compiuto i 18 anni. Io il primo pacchetto che ho fatto l'anno scorso, esattamente un anno fa, è stato quello di mia figlia, il Kid, perché ho pensato, quando ero piccolo io, i miei genitori avevano fatto i pacchetti, diciamo, io li chiamo pacchetti, ma erano titoli che avevano depositato nelle poste, gli avevano regalato, hanno rilasciato un bigliettone, sembrava un dollaro ingigantito, e mi ricordo questa cosa qui, e davano veramente molto interesse se si lasciavano depositati in posta. Ecco, io ho pensato di fare questa cosa, di scegliere come primo pacchetto quello per mia figlia, perché rimane sempre a vostro potere scegliere cosa fare fin tanto che il figlio non ha raggiunto la maggiore età, però una volta che raggiunge la maggiore età potrà decidere cosa fare di queste azioni. E quindi io ho pensato subito alla mia figlia, che è una figlia di 9 anni, quindi è un gesto secondo me molto carino anche da parte di Skyway di pensare al futuro dei bambini, dei ragazzi. E poi c'è anche, quindi questo qui praticamente $65 al mese per 9 mesi, 58.500 azioni. Se guardate, ci sono 49.725 azioni assegnate al bambino, poi c'è un bonus di 7.500, un extra bonus che va al titolare di chi fa il pacchetto, insomma. Quindi è un pacchetto che incentiva a investire investire anche per i giovani. Poi c'è anche quello invece per lo student, 162.000 quote per un totale di $1.350 e ce ne sono $150 al mese. Ovviamente ci sono, è soggettivo, quindi uno può mettere anche valori più alti, dipende molto anche dallo standard di vita, ma $5.000 sono 600.000 quote, $10.000 $1.400.000 e così via. Questi sono anche pacchetti che possono essere fatti dalle aziende. Ci sono aziende che sono entrate dentro a Skyway anche nella logica poi di poter sviluppare business e produzione in loco nei paesi d'origine. Qui ci sono altri pacchetti, naturalmente in questi pacchetti non c'è più il bonus se io pago rata doppia il primo pagamento, ma c'è il bonus se faccio partecipare al progetto altre due persone che investono almeno minimo $25 $25 entro i primi 30 giorni, e allora mi vengono riconosciute anche le 2.500 nel caso del pacchetto Start,
4.000 nel senior e così via. Poi ci sono dei pacchetti for partners. Cosa vuol dire? Questi sono pacchetti che si possono acquistare semplicemente con le commissioni che noi possiamo ottenere facendo il passaparola alle persone. Io vado da un amico, gli parlo di Skyway, mette una quota, un investimento anche lui e l'azienda mi riconosce una percentuale che è del 15% se sono io direttamente che parlo con questa persona. Con questi proventi da queste segnalazioni io posso acquistare dei pacchetti dove l'azienda mi riconosce qualche azione in più. Faccio un esempio, nel pacchetto da 250 dollari, se lo acquisto con i bonus ho 20.000 azioni invece di 18.750, 34.000 anziché 32.000 e così via. Qui c'è anche la tabella riassuntiva dei pacchetti che si possono fare senza rateizzazione. Chiaramente sono pagamenti unici che voi potete andare a trovare in fondo a tutti i pacchetti, nella voce For Investor Investment Program. Trovate anche la tabella dove ci sono anche dei pacchettini che partono da 15 dollari. Ovviamente lo sconto è molto basso e quindi adesso qui si legge poco, ma con 15 dollari prendete 375 azioni. Ecco, una volta che avete pagato il pacchetto per intero, vi viene rilasciato un contratto firmato elettronicamente e viene ricevuto un certificato. Questo certificato è valido per 15 giorni, dopodiché viene sostituito con un altro certificato che attesta che First Skyway Invest Group ha convogliato le azioni in Unisci Corporation, che accetta la registrazione. Praticamente la società diciamo che raccoglie i fondi assegna il numero preciso di azioni al proprietario che ha investito e la Unisci Corporation prende in carico questo documento ufficiale. Infine, nell'ultima fase viene prodotto proprio il certificato in originale che noi possiamo ricevere da Mosca pagando 10 dollari per diciamo, la spedizione cartacea. Questo è un certificato speciale perché è appunto in filigranata con un ologramma. Io ce l'ho, ma non l'ho ancora tolto l'adesivo sopra per proteggere appunto questo ologramma. Ecco, a questo punto, perché compare questa slide con Google? Perché quando io ho parlato prima del fatto che quando l'azienda entrerà in borsa si stima da parte degli economisti un aumento del 1000% delle azioni, molte persone che mi stanno ascoltando potrebbero essere saltate sulla seggiola, come dire, ma questo è un pazzo scatenato. In realtà, questo 1000%, se noi andiamo a confrontare con realtà importanti come Google, dove nel 1998, e non è tanto lontano il 1998, Sheraton investì 100 dollari in questa idea Google, oggi questa quota è stimata a più di 1 miliardo di dollari. Ok? Ecco, questo per dire cose, che in 16 anni la quota di Google, la quota azionaria di Google è aumentata del 999.990%, significa 5.208% al mese. Quindi con 10 dollari dopo 16 anni ho un valore di 100.000 dollari. Quindi il 1000% di cui vi ho parlato prima del possibile aumento di Skyway rispetto a questi numeri è nulla. Chiaramente dobbiamo metabolizzare che possa essere concretamente fattibile anche da parte nostra questa possibilità e questa opportunità. Ma stiamo coi piedi per terra, se non è un 1000%, se fosse anche un 10%, è tanto tanto di guadagnato. La stessa Apple
$8 dopo 38 anni sono 550.000 dollari. Alibaba, l'investimento nel 1996 è stato di 60.000 dollari, oggi il valore è di 231 miliardi di dollari. Pensate, $100 dopo 18 anni, 1.782.500 dollari. Ecco, l'ultima riflessione che vi voglio fare è questa. Pensate a Google. Google è, diciamo, un'azienda che ha tutta l'informazione di tutte le persone. Chi è che non usa Google per il motore di ricerca come posta e via dicendo, no? Ma pensate, Google si muove, si veicola solamente con internet. Pensate Skyway. Skyway sarà una rete di internet, ma delle cose, dei passeggeri. Quindi Skyway sarà molto più grande di Google, ma molto più grande di Google. Questa è la mia riflessione. Quindi, se avete ancora dei dubbi, no, toglieteli per la testa e dovete pensare, bene, mi costa di più non mettere un piede in questo progetto o viceversa mettercelo? Questa è la domanda da farsi. E soprattutto fate diversificazione. Dovete diversificare i vostri investimenti, perché è la cosa migliore. Bene, io penso che siamo arrivati alla conclusione. Grazie per la vostra attenzione. Penso di essere stato abbastanza veloce nonostante tutte queste informazioni. Se avete dei dubbi, chiedete ai vostri sponsor oppure direttamente anche a me, se avete cose da chiarire, da capire. A livello tecnico, il sito ci siamo un po' tutti. Bea sempre si fa sempre in quattro, poi c'è anche Gabriele e tutti quanti. Insomma, cerchiamo di dare supporto a tutti. Vorrei fare grandi complimenti all'Aslo e lo ringrazio vivamente per aver parlato con Beatrice, con Gabriella, per aver portato questo progetto in Italia, che grazie a loro siamo partiti un anno fa con questo progetto. E le cose stanno andando molto bene, soprattutto anche con i numeri che stiamo portando. Ovviamente siamo in attesa anche del sito in italiano che lo stanno ultimando e quindi cerchiamo sempre di migliorarci e di fare sempre meglio Skyway e portarlo anche in Italia. Il mio obiettivo grande è avere qualcuno che sarà il primo a portare Skyway in Italia, non importa chi sia, ma è importante portarlo. Vedremo quale sarà la regione che prenderà questo premio di essere la prima a portare il progetto in Italia. Vediamo se è del nord, del centro o del sud, ma qualunque sia la regione, avremo vinto tutti, perché penso che Skyway sia una grande famiglia, una grande famiglia che può portare solo della ricchezza distribuita a tante tante persone. Vi ringrazio per l'attenzione, buona serata a tutti e grazie per aver dedicato tempo a questa ora. Buonasera a tutti, vorrei anch'io ringraziare a Claudio che praticamente come sempre lui sempre presenta questo progetto benissimo. Grazie che siete stati con noi e buonanotte. Prossima settimana cerco di organizzare di nuovo webinar insieme con Sergei Siberiakov, adesso mi informo anche che il mio traduttrice Mario Benedek è disponibile, così praticamente ogni settimana, una settimana facciamo presentazione generale, in altra settimana invece sentiamo sempre le notizie fresche da signor Siberiakov. Se avete Facebook, adesso cerchiamo sempre tradurre
notizie in italiano. Io ho contattato l'azienda, come mai che ancora non è pronto il sito in italiano? Hanno detto che probabilmente in breve tempo sarà a disposizione anche vedere il sito in italiano. Speriamo. Adesso contatto di nuovo i capi e come sempre sono dietro con tutto che va alla grande e aiuta praticamente a sviluppare qui in Italia questo fantastico progetto e opportunità. Grazie mille. Ci sentiamo la prossima settimana. In chat sempre ci sono persone che chiedono, potete certamente cercare anche personalmente se avete qualcosa, problemi, niente altro. Io tra poco parto a Budapest e speriamo che prossima settimana avremo più informazioni di sviluppo dell'azienda. Grazie e buonanotte.